Qualsiasi paese dica no, per voi è un paese che sta lavorando bene? No, non è una questione di lavorare bene o no, è una questione di lungimiranza. Mi sembra che il discorso dell'ambasciatore polacco, dal mio punto di vista, non faccia una piega, ma lo dico perché è lo stesso identico discorso che il governo italiano avrebbe dovuto fare un anno e mezzo fa e che non ha fatto. La questione è abbastanza semplice, poi magari dico due cose anche sull'agenda europea che dovrebbe essere approvata, sulla bozza che dovrebbe essere approvata. La questione è molto semplice. Allora, l'ambasciatore polacco dice che non è solo una questione di spazio, è anche una questione culturale, è anche una questione di offerta di lavoro, è anche una questione di integrazione. Abbiamo noi la capacità di poter integrare tutte queste persone? E lui dice che la risposta è no, noi non siamo in grado di farlo. Neanche Ed è la l'Italia. stessa identica, è la stessa, esattamente la stessa identica risposta che noi dovevamo darci un anno e mezzo fa, quando invece questo governo ha deciso di creare un vero e proprio business che oggi non sa come gestire. Business? Sul business, sì, certo, perché quando ci sono circa 2,2 miliardi di euro spesi nel giro di 2 anni per la questione dell'accoglienza, non si fa nessuna differenza tra profugo e clandestino e i discorsi fatti anche qui lo evidenziano, si danno alcune priorità e si crea un problema interno al territorio. Guardate, noi abbiamo persone sui vari territori che per la crisi economica, per la disoccupazione, per la mancanza di sussistenza, non mettono insieme il pranzo con la cena e si ritrovano magari davanti a casa delle persone arrivate ieri in alberghi 4 stelle. È ovvio che una condizione di questo tipo è assolutamente ingiusta, io la trovo ingiusta, ma col principio che non si differenzia più tra lo status di profugo e lo status di clandestini. La mia Allora, domanda è, siccome l'agenda europea parla esclusivamente, oltre a dividere, tra virgolette, quei 20.000 profughi di cui si parla, si fa una distinzione a quote, un'assegnazione a quote tra i richiedenti asilo. Poi si dice che le procedure di richiesta d'asilo verranno velocizzate. Allora, se vengono confermati i dati che sono stati fin qui certificati, cioè che i richiedenti asilo diventano rifugiati per il 14% di coloro i quali lo richiedono, l'86% è clandestino. Allora, i clandestini, chi se li becca? Questa è la domanda, visto che noi siamo riusciti ad abolire il reato di clandestinità proposto dai 5 Stelle, abolito dai 5 Stelle col supporto del governo. Il governo ha azzerato il fondo per le espulsioni. Io vorrei capire, tolti i richiedenti asilo che diventano rifugiati, gli altri rimangono in Italia. Se rimangono in Italia, dove li mettiamo? Perché qua non abbiamo assolutamente più spazio. E questo mi sembra certificato dai problemi che abbiamo sul territorio. Cioè, un conto è parlare seriamente, un conto è strumentalizzare le situazioni. La verità è che il governo ha gestito questa partita in una maniera sbagliatissima. Allora, Ha creato un vero e proprio business che oggi non riesce più a controllare.